Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un video un po' così chiacchiericcio, divertente e frivolo, se vogliamo chiamarlo così. Sapete bene che ho lavorato in Sephora e vi ho raccontato anche la mia esperienza. L'ho fatto ormai tantissimi anni fa. Se me lo chiedete per la cronaca, non faccio più la commessa, non lavoro in Sephora, non lavoro in profumeria, quindi siccome tanti me l'hanno chiesto sotto quel video, lo sottolineo, non lo faccio più da tantissimi anni. Chi fa il commesso barra commessa saprà benissimo che, o comunque chi sta a contatto con il pubblico, sa benissimo che molto spesso ci si trova davanti a delle situazioni così strane, così paranormali, così fuori dal comune, che finito, diciamo, quel cliente ci si guarda tipo intorno con i propri colleghi e ci si dice: è successo davvero? Quindi non lo so, voglio raccontarvi così qualche storia divertente o comunque che mi ha lasciato senza parole, quelle cose che torni a casa e racconti oggi, non sai che cosa è successo, quelle cose così. Niente, voglio raccontarvi qualche storia un po' così divertente o comunque di persone con cui mi è capitato di stare in contatto nella mia carriera brevissima di commessa, sottolineerei per fortuna, perché personalmente è un lavoro che non mi piace per niente. Tantissimi lo fanno e tantissimi lo fanno anche contro la propria voglia, quindi avete tutta la mia solidarietà se fate quel lavoro, se state a contatto con il pubblico, se state a contatto con gente matta, perché delle volte succede anche quello. La prima storia che mi è venuta in mente quando ho pensato facciamo questo video, ogni tanto ci sta qualche video un po' fuori dalla linea del canale, anche per chiacchierare, anche perché così mi conoscete un po' meglio, anche perché, non lo so, alla fine siete come dei miei amici, vi racconto delle cose che mi sono successe nella mia vita. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata la storia di una ragazza. Io lavoravo in centro, quindi immaginate che ovviamente in centro a Roma ci abitano delle persone molto facoltose, si dice così, è il termine giusto, molto molto benestanti, e c'era lì vicino al negozio dove stavo, anzi quando non stavo lavorando per Sephora ma stavo lavorando per Make Up For Ever, vedete che alla fine sono un po' delle esperienze di vita, non solo quando ero commessa proprio a Sephora, però comunque quello era il negozio. Lì vicino c'era una scuola di ragazzi, sapete, tutti quelli in divisa, quelle scuole un pochino così, ecco, capitemi. C'era una ragazza che veniva molto molto spesso, ma per ragazza intendo quasi ragazzina, cioè era tipo una ragazza di 14 anni, qualcosa del genere. Mi ricordo questa cosa perché un giorno venne per il suo compleanno e io ovviamente provandogli le cose gli chiesi quanti anni fai, e lei mi rispose proprio 14, quindi qualcosa del genere, al massimo proprio 15, cioè non più di 15. Questa ragazza veniva molto molto spesso a fare shopping con la carta del papino e spendeva tipo tantissimo. Io mi ricordo che per il suo compleanno, penso uno dei suoi regali era proprio fare shopping, e a lei piacevano i rossetti matti. Io mi ricordo che lavoravo per Make Up For Ever e mi piacciono tantissimo, non so se le fanno ancora le matite di Make Up For Ever, le acqua liner se non sbaglio si chiamano, qualcosa del genere, sono molto molto belle. Mi ricordo che gliele avevo fatte provare, a lei erano piaciute tantissimo e si era comprata tipo tutti i colori delle matite disponibili, e io stavo lì così, e ovviamente aveva comprato anche altre cose, insomma sono quelle cose che tutti diciamo un giorno io sarò al posto tuo, non sarò magari lì a 14 anni ma spero che almeno a 30 anni arriverò lì. Un'altra cosa super carina, che cioè questa era divertentissima raccontarla così, ovviamente non fa ridere, però quando ci lavori è davvero molto divertente e stavo nel primo Sephora in cui lavoravo, che è un po' fuori dal centro per motivi di privacy a livello diciamo aziendale, non vi dico i nomi così almeno non ci sono problemi. Veniva sempre una signora che era troppo bella, cioè mi piaceva tantissimo, era tanto tanto grande, cioè tipo sopra gli 80 anni, e questa signora veniva tutta acchittata, si dice a Roma, significa tutta vestita bene, piena di collane, di anelli, tutta truccata, come se dovesse andare, non lo so, a un galà di che cosa. Parlandoci, perché era una cliente molto affezionata del negozio, abbiamo scoperto che suo marito, almeno da come diceva lei, però non si sa se è vero oppure no,
era tipo una specie di direttore della Coca-Cola, qualcosa del genere, non mi ricordo ora bene, però di un'azienda così tanto grande. E questa signora tutte le volte che veniva, lei comprava solo cose di skincare e diceva sempre: che medicina mi date questa volta? Cioè lei era convinta che tipo le cose che comprava, non lo so, cioè le usasse a livello di medicina, non ovviamente che le mangiasse. E noi però quando la vedevamo tutte le volte, oh mio Dio, chi la serve oggi? Perché tutte le volte a cercare di spiegargli che non era una medicina, cercavamo di ripetergli che doveva metterlo la mattina e la sera e prima doveva lavarsi il viso, non lo so, tutte quelle cose. Alla fine finivamo sempre per fargli una lista infinita di passaggi che doveva fare, cioè del tipo lavati il viso, poi metti il siero, poi metti quest'altro. Ma era una signora troppo bella, veniva sempre con i suoi tacchi, con vestita sempre bene, con il bastone, che carina, era troppo troppo bella. Un'altra cosa stranissima che mi è capitata, cioè strana, non lo so, sono quelle cose che non si vedono, che uno pensa, oh mio Dio, succedono solo nei film, e invece poi succedono davvero. Anche lì ero in centro e un giorno viene un tizio con, non so se era la moglie, l'assistente, non mi ricordo. Praticamente loro avevano un albergo lì in centro, era il periodo di Natale e dovevano fare il regalo a tutti i dipendenti. Cioè poi a ripensarci dico, che carini, perché quanti lo fanno? Cioè, siamo sinceri, ormai sono davvero pochissimi datori di lavoro che fanno i regali ai propri dipendenti o che comunque hanno un pensiero così dolce come l'avevano avuto quelle persone. Praticamente non so quanti regali dovevano fare e avevano deciso di regalare a tutti i dipendenti, avete presente quelle vaschette che vendono in Sephora? Non so neanche se ce l'hanno ancora. E quindi in ogni vaschetta c'era tipo il bagnoschiuma, il sapone per le mani e tutte quelle cosine lì, ma non so quanti erano i regali che avevano fatto. E mi ricordo che c'era la mia collega che stava lì in casa, bip 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 bip, dopo un'ora lei continuava a bippare e hanno fatto uno scontrino, cioè tipo non lo so, se l'avessi girato intorno potevo farmici un vestito. Però loro tutti carini erano usciti con queste 50.000 buste, o forse avevano un carrello, non mi ricordo, comunque avevano comprato tantissime cose per fare il regalo ai dipendenti. Altra cosa però non così tanto simpatica che mi è capitata di vedere: entra un signore, diciamo sulla cinquantina se non ricordo male, qualcosa del genere, e dietro a lui entra una ragazza molto molto giovane, sapete, tipo segretaria con gli occhialini, cose del genere. E praticamente, cioè, lui andava in giro con la sua borsa, sembrava quasi un avvocato, qualcosa del genere, andava in giro con la sua borsa, a un certo punto prende, la lascia per terra, è tipo questa ragazza che penso fosse stata tipo l'assistente, ma la ragazza era una bellissima ragazza, la lascia stava dietro di lui. A un certo punto lui prende e se ne va e lascia la borsa lì, e tipo la ragazza gli prende la borsa e lo seguiva in giro per il negozio tipo schiavetta, e non lo so, lui stava scegliendo i profumi così tranquillamente, questa ragazza poverina che andava in giro e lo seguiva in quel modo, non lo so, secondo me sperando che potesse dargli un lavoro. Comunque sapete, ci sono tantissimi ragazzi che finiscono l'università e devono per forza fare lo stage per avere per poter entrare a fare l'esame di Stato, e mi è sembrata tipo una situazione del genere e ho pensato, oh mio Dio, quanti ragazzi ci sono che fanno cose del genere, quanti ragazzi devono sottostare anche a prepotenze del genere, perché a me cose, una situazione così a me fa schifo, fa davvero schifo. E ripensandoci dico, quante persone pur di, non lo so, di essere assunti, di trovare un lavoro e di avere la possibilità di migliorare la propria vita, sono costretti a sottostare a cose del genere. Quindi questa cosa non è tanto divertente, però mi fa piacere raccontarvela perché ci sono tante persone, anche soprattutto i ragazzi più giovani che mi seguono, che non sanno che esistono situazioni del genere. E purtroppo ragazzi esistono, quindi spero tanto che non vi capitino, e spero soprattutto che se vi troviate in una situazione del genere, quindi in una situazione di dover assumere un ragazzo più giovane che sta cercando di fare qualcosa per migliorare la propria vita lavorativa, non lo trattiate in quel modo, perché è davvero una schifezza. Una cosa che a ripensarci, non lo so, mi fa venire il prurito. Una volta viene una signora in negozio
e mi fa: "No, ciao, io dovrei comprare un burro cacao." Sì, scusate, un lucidalabbra? Sì, va bene, vediamo. Dentro in profumeria ci sono 50.000 lucidalabbra. Poi sapete, i lucidalabbra, soprattutto quelli trasparenti, sono tipo tutti uguali, cioè, voglio dire, leggermente più rosino, leggermente meno rosino, però c'è poca differenza. Praticamente lei aveva un lucidalabbra che aveva comprato non so quanti anni prima, non si sa neanche dove perché non se lo ricordava neanche lei, di una marca sconosciuta che non avevo mai sentito nominare da nessuna parte. E mi fa: "Io devo trovare un lucidalabbra che sia esattamente identico a questo, perché questo mi piace tantissimo." Perché... E vi ricordo che avevo passato, non lo so, tipo 2 ore nel negozio a swatchare ogni singolo lucidalabbra all'interno di Sephora, ragazzi, non sto scherzando. E il suo lucidalabbra era uno trasparente, me lo ricordo ancora, era uno trasparente, leggermente rosino con un po' di glitter all'interno, cioè il più classico dei classici lucidalabbra che possa esistere sulla faccia della terra. E mi ricordo che ogni volta che gliene mettevo uno vicino mi faceva: "Però questo è proprio un pelino più rosa." E io facevo: "Vabbè, andiamo a vederne un altro, uno identico lo troveremo." Lei lo voleva, cioè lei voleva quello, però probabilmente ha detto: "Fammi vedere, vabbè, se lo trovo così." Io alla fine, ovviamente quello era il mio lavoro, quindi gli avevo fatto vedere tutti i lucidalabbra nel negozio, ma non ce n'era uno che era esattamente identico a quello, così swatchato sulla mano, che poi applicato sulle labbra era identico. Però mi ricordo che poi lei mi fece: "Sì, vabbè, allora guarda, no, ti ringrazio, io sono 2 ore che sto swatchando il lucidalabbra, prendine almeno uno." Invece, vabbè, lei alla fine non l'aveva preso. Cioè, ovviamente non è che gliel'ho detto, è quello che avevo pensato nella mia testa. Oh mio Dio, ragazzi, mi è venuta in mente adesso una cosa stranissima che mi era successa in centro. Entra una signora, eravamo quasi a chiusura, non lo so, erano dopo le 8 di sera. E praticamente questa signora, tutta terrorizzata, viene da me e mi fa tipo: "Ah no, sai, inizia a chiacchierare, attacca bottone, io avevo da fare, dovevo sistemare il negozio, dovevo servire gli altri clienti, però non è che alle persone puoi dire: oh, guarda, non posso parlare con te." Quindi cerchi sempre il modo gentile di dire: "Vabbè, ti serve qualcosa, se non vado dagli altri clienti che stanno aspettando." E questa signora inizia e fa: "No, io sono entrata in questo negozio perché sono uscita da non mi ricordo neanche dove e c'è uno che mi sta seguendo." E tipo, cioè, lì mi sono un attimo spaventata del tipo: "Cioè, come ti sta seguendo? In che senso? Cioè, chiama la polizia." E lei fa: "No, perché mi sono girata appena sono uscita da non mi ricordo dove, era dietro di me." E poi mi sono rigirata, era ancora dietro di me. Allora sono entrata tutta di corsa dentro questo negozio. Io all'inizio mi ero anche un po' spaventata, cioè nel senso: "Oh mio Dio, c'è uno che ti sta seguendo." Poi, non lo so, parlandoci ho capito che questa... No, non so se era la verità, spero davvero di no, però io mi ricordo di avergli detto più volte di chiamare la polizia, i carabinieri, insomma chi fosse, e lei aveva sempre rifiutato. E mi ricordo che mi aveva iniziato a raccontare di robe assurde, tipo di perché vendevano le rose in... cioè non lo so, stava facendo dei discorsi talmente tanto assurdi che alla fine dentro di me ho pensato: forse a questa non la sta seguendo nessuno. Però poi quando se n'è andata, sapete, mi è rimasta quella cosa del tipo: ma solo io che forse l'ho sottovalutata, nel senso che raccontandomi così tante cose strane ho pensato che si fosse inventata anche quello, che comunque non ci stava tanto con il cervello. Oppure era davvero così? Cioè, mi è sempre rimasto quel dubbio del tipo: chissà che fine avrà fatto, chissà se quella era la verità, chissà se non lo era. Però quello che mi viene da pensare è che, cioè, se a me uno mi segue dietro di me, io chiamo subito, mi infilo da qualche parte e non rifiuto l'aiuto che mi viene offerto. Quindi, boh, mi è rimasto sempre un po' quell'amaro in bocca del sapere quale fosse la verità, ma non lo so, non la saprò mai. Spero ovviamente che la signora aveva soltanto voglia di parlare, magari si sentiva un po' sola e si stava immaginando tutto, insomma, lo spero per lei. Queste sono le cose che mi sono venute in testa per il momento, ma ora che ci penso mi vengono in mente tante storie strane che ho sentito, tante situazioni molto particolari poi che ho vissuto negli anni in cui ho fatto la commessa.
Quindi se questo video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, ovviamente calcolate che questa tipologia di video io non la faccio per insultare assolutamente nessuno o non lo so, non la faccio in modo cattivo. Vi ripeto, semplicemente vi sto trattando come se foste dei miei amici e vi sto raccontando cose che racconterei anche a loro, e quindi spero che questo video vi abbia fatto piacere, però se non vi è piaciuto fatemelo sapere con un commentino qui sotto perché non lo farò mai più. Se invece vi è piaciuto e volete sapere altre storie carine o cose strane o particolari che mi sono capitate, non mi ricordo che stavo dicendo, faccio sempre così, ok. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto, così almeno vi racconto altre cose che mi vengono in testa. Ricordatevi sempre di spolliciare all'insù oppure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!